Salve carissimi amici, benvenuti nel canale YouTube. Ora, giunti sulla sommità del colle del convento dei Cappuccini, dove mi trovo precisamente, si ha un'ottima visuale del centro storico di Amandola, con il suo caratteristico impianto medievale. La cittadina, unico centro della provincia di Fermo, attraversata dal cammino francescano della Marca, e considerata tra i principali centri del Parco Nazionale dei Sibillini, è comune dal 1249 ed è insediamento dai tempi longobardi. Tra i monumenti spicca la chiesa di Sant'Agostino, anche conosciuta con il nome di Santuario del Beato Antonio, risalente al XV secolo, caratterizzata da un portale gotico di ispirazione veneziana, e la chiesa di San Francesco, altro edificio romano gotico che conserva un portale e gli affreschi situati alla base del campanile. Nel chiostro, infine, sono ospitati il Museo Antropogeografico e il Museo della Civiltà Contadina, dotati di applicazioni interattive. La domenica di Carnevale, infine, si festeggia il Carnevale dell'Ipaniccia, soprannome dato agli amaldonesi che anticamente si dedicavano alla tintoria delle stoffe, cioè i panni. Si tratta di una sfilata di gruppi mascherati e carri allegorici per le vie della città. Non da ultimo, il tesoro gastronomico di Amandola, e per cui è rinomata, sono i tartufi bianchi. Continuate a seguirci nel canale, stay tuned!